Una giornata grigia e piovosa ha fatto da cornice alla bellissima sfida tra i padroni di casa del Deportivo e gli amatori Pasian di Prato. Una sfida che fino ai minuti di recupero ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Dopo una prolungata fase di studio, il primo brivido dell'incontro è dato dal vantaggio dei padroni di casa. Al 25esimo, Bellavia serve Damiani che fa partire un diagonale insidioso, ma Colino è bravo a deviare in angolo. Sulla battuta della bandierina la palla spiove in aria dove Infulati svetta più in alto di tutti e di testa segna il vantaggio per il Deportivo. 4 minuti dopo la squadra di Baggio si rende ancora pericolosa. D'azione di calcio d'angolo, palla indietro verso Fabris che dal limite impegna Macolino. La pressione del Deportivo frutta una nuova marcatura al 38esimo. Bianchini recupera palla sulla tre quarti ospite e serve Damiani, che non ci pensa un attimo a calciare dal limite. Pallonetto a girare e palla sotto la traversa nonostante il disperato tentativo di Macolino. A questo punto la sfida sembra incanalata verso il successo del Deportivo, ma l'Orlando non ci sta e comincia a spostare avanti il baricentro del proprio gioco nel tentativo di rimediare ad una situazione che sembra irreparabile. Kovacic con le sue sortite mette in difficoltà la retroguardia di casa e nel primo minuto di recupero del primo tempo riceve in aria un cross di Candelari e di piatto destro mette la palla a fil di palo, dove l'ottimo Tomma non ci può arrivare. Si va negli spogliatoi sul risultato di 2-1. Si riparte con Foschiani in campo al posto di Rupil e questo cambio permette all'11 di Furlani di passare ad un gioco più offensivo, che porta immediatamente i suoi frutti. Calcio d'angolo, in area Zuliani colpisce di testa e realizza il gol del pari. La partita diventa nervosa, il terreno in condizioni non ottimali contribuisce al nascere di situazioni fallose da entrambe le parti. Si gioca molto a centrocampo, ma con questo non vengono disegnate nuove trame offensive. Una di queste, forse sorpresa, porta il vantaggio degli ospiti. Al 79esimo la difesa del Deportivo allontana la palla dopo un angolo, ma la sfera arriva a Candelari che da limite senza esitazioni fa partire una saetta che batte Tomat per la terza volta. Finita? Nemmeno per sogno. Passano solo 2 minuti infatti e il Deportivo rimette tutto in parità. Vidotti batte un corner dalla destra, palla in aria e Barile con una precisa inzuccata mette la palla nell'angolino per la rete del 3-3. Il pari a questo punto contenta entrambe le formazioni, ma al 90esimo c'è un ultimo sussulto. Vidotti apre a destra per Barile che crossa immediatamente in aria. Sul lato opposto irrompe Bellavia che colpisce di testa a botta sicura. Macolino compie un miracolo salvando la sua squadra e un pareggio che tutto sommato è giusto. Da Branco, Stefano Franz per foxsport.it. Un commento a caldo sul risultato, un 3-3, negli ultimi minuti eravate riusciti anche ad andare in vantaggio. Come commenta questo risultato della sua squadra su un campo comunque risaputo molto difficile? Sì, in effetti temevamo questa partita per il valore dell'avversario, un po' per le dimensioni del campo che sono piccole, però siamo riusciti a fare secondo me una grande partita e se non rimaniamo in 10 e poi addirittura in 9 forse portiamo a casa anche il risultato pieno. Comunque sono ampiamente soddisfatto di quello che hanno fatto i ragazzi. E da bordo campo abbiamo visto una reazione soprattutto psicologica sul 2-0, andare sotto in doppio svantaggio e riuscire a rimontare in questo modo vuol dire soprattutto maturità psicologica. Quanto c'è di suo in questa forza della squadra? Beh, non lo so quanto è di mio, sono tutta gente matura che ormai ha acquisito un carattere, una personalità, alcuni di loro in particolar modo. Sì, anche io ci metto del mio chiaramente, spero che serva a qualcosa.
anche nel seguirli durante la settimana con gli allenamenti, penso che sia un lavoro difficile anche per anche fare il mister. Sì, è difficile così negli amatori perché non si ha sempre la gente a disposizione, difatti noi facciamo un allenamento solo e non tutti possono venire, per cui è un po' difficile assemblare la squadra, però ci arrangiamo al meglio insomma. Mister, l'ultima domanda relativa alla stagione. La classifica dal nostro punto di vista non è niente male. C'è qualcosa da recriminare durante le partite giocate fino ad oggi, magari qualche punto perso per strada, oppure la classifica è sincera e comunque si guarda con positività al proseguo della stagione? Ma io guardo con positività perché vedo che siamo in crescendo, siamo partiti male, stavamo facendo degli esperimenti con dei ragazzi giovani, abbiamo perso dei punti anche stupidamente, invece adesso visto che stiamo migliorando e gli scontri diretti in genere difficilmente li perdiamo, abbiamo perso col Mont Blanc sì e all'andata con loro, ma il resto la combattiamo alla pari, per cui sono fiducioso. Ministro, la ringrazio, in bocca al lupo a lei e ai suoi ragazzi per il finale di stagione. Grazie, arrivederci. Ministro, le chiedo subito un commento a caldo su questo rocambolesco 3-3. Da un momento diciamo di euforia sul 2-0, quasi al panico sul 3-2 per gli ospiti, poi questo 3-3 che secondo la nostra analisi comunque vi può stare un po' stretto per quello che si è visto comunque sul campo oggi. Sì. 3-3 diciamo un risultato che ci sta stretto perché comunque credo che abbiamo creato qualche palla gol in più rispetto a loro. Sul 2-0 abbiamo avuto la possibilità di chiudere per fine del primo tempo sul 2-0, poi invece abbiamo preso un gol stupido per un'attenzione, comunque ci sta. Tanti 2-1 spogliatoio, poi nella ripresa invece siamo un po' calati e abbiamo permesso di fare due gol all'Orlanda, però insomma in linea di massima è un punto che comunque ci può star bene lo stesso, non rimprovero niente ai miei, anche perché insomma eravamo un po' in formazione rimaneggiata, squalificati tutti e due i portieri, per cui insomma un punto può andare bene oggi. Ecco, dopo essere stati in vantaggio e essere andati addirittura sul 3-2, molte squadre si sarebbero disunite, chiedo scusa. Voi avete avuto il piglio della grande, perché comunque psicologicamente c'è stata la reazione immediata e sul 3-3 avete anche cercato la vittoria. Questa mi pare che è una qualità che vi sta contraddistinguendo nel corso di tutta la stagione. Sì, questo è vero. Qua l'impegno dei ragazzi e la forza del gruppo qua è importante, ne ha fatto, diciamo la nostra squadra si basa molto sull'agonismo, non ci sono grandissimi giocatori però sono tutti abbastanza bravi, loro rispondono sul campo quando c'è una partita importante, io non mi preoccupo, anche oggi sapevo che sarebbe stata una bella partita, considerato che incontravamo una grande squadra. Entrava oggi Eric Bianchin da un infortunio. Come giudica la sua prestazione, considerando anche il campo difficile a causa della pioggia? Abbiamo chiesto un sacrificio a Eric, visto che non è ancora in perfette condizioni. Eric è, penso, uno dei più forti giocatori che abbia mai allenato, e, insomma, perché Cristofoli, Paiero, Omar Rossi sono passati. Lui lo ritengo all'altezza di questi giocatori che hanno fatto tanti anni nei dilettanti, però ha fatto una grandissima partita e credo che da qua alla fine stagione sarà determinante. Ministro, la ringrazio, approfitto per fare a lei e al Deportivo un in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Grazie anche a voi. Grazie, buonasera.